Carnevale estivo di Novara questo 9 luglio, tante le maschere giunte da tutta Italia, un carnevale che parte dal biscottificio Camporelli per i suoi 170 anni, un anniversario importantissimo e anniversario importantissimo anche per la maschera di Novara Re Biscottino, sono 150 anni. Andiamo a vedere la sfilata, tantissime maschere e tantissimo pubblico che ha sfilato per le vie del centro della città. Sul prossimo numero in edicola potrete vedere le tante fotografie di questa giornata. Beh, direi storica, no? Cosa dici, Re? È un piccolo che c'è sempre stata, perché il biscottino dipende dal biscotto di Novara, quindi il Re Biscottino ha portato nell'allegria del carnevale il nome di Novara con il nostro biscotto. Direi che sia un traguardo ragguardevole, allegro e piacevole come la giornata che il Re e la sua consorte hanno organizzato oggi. Tante maschere da tutta Italia. Abbiamo unito l'Italia in un carnevale estemporaneo, vorrei chiaramente riuscire a farlo. Nel periodo carnevalizio sono capaci tutti di riuscire a portare maschere da tutta Italia a Novara, che non è una zona rivierasca, al 2 di luglio bisogna fare complimenti all'organizzazione. Alcune maschere sono molto vestite, ma la loro maschera è così, non potevano avere cose leggere, quindi complimenti a loro che si sono uniti a noi, quindi vuol dire che Novara c'è. Diciamo che anche il biscotto in Italia. Ma secondo me sono solo qua per mangiare il biscotto. Sì, ma sono super te. Italiane. Quindi fate veramente un grande applauso a loro.